Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Lo scopo del video è cercare di andare a capire come funzionano più a basso livello le transazioni. Faremo il nostro esempio sulla blockchain di Cardano, però il modello che va a implementare Cardano è quello UTXO, che sta per Unspent Transaction Output. E fondamentalmente va a ereditare questo modello da Bitcoin, quindi comprendendo come funzionano le transazioni su Cardano si può andare anche a capire meglio come funzionano le stesse su Bitcoin. Ed inoltre il vantaggio di andarlo a spiegare su Cardano è che praticamente questa procedura, con qualche modifica, si presta molto bene ad eseguire il minting dei token. Quindi, se noi comprendiamo bene qual è il flusso di questo tutorial che appunto andrò a spiegare, ci si porta quasi gratis a casa la competenza per andare a effettuare il minting dei token. Allora, come potete vedere dallo schermo, io in realtà ho già scritto un articolo di questo tutorial in inglese, però volevo farlo anche in formato video perché magari è più facilmente comprensibile. Allora, andiamo a vedere più nel dettaglio quello che andremo a fare in questo video. Qui c'è proprio l'esempio della transazione che andremo a eseguire. Quindi, cosa faremo? C'è una web application che si chiama Faucet e ci permette di andare a trasferire dei TIADA, sono praticamente, noi andremo a eseguire questo test non su mainnet ma su testnet, proprio per non andare a spendere soldi di transazione o comunque costringervi a comprare degli ADA reali, ma su testnet appunto si può fare il tutto in modo gratuito. Quindi c'è questo web service dal quale noi possiamo andare a recuperare 1000 ADA, quindi ci invieremo 1000 ADA a un wallet che ci costruiremo noi stessi e poi a partire da questo wallet su Daedalus, che è il client di Cardano, uno dei client, ci permetterà appunto di inviare 100 ADA a un altro indirizzo, 200 a un altro indirizzo, e poi la cosa particolare del modello UTXO è che se noi abbiamo 1000 ADA per effettuare una transazione, anche se ne vogliamo inviare 100, noi comunque dovremo impegnare tutti i 1000 in questa transazione. Quindi 100 li andremo a inviare al nostro destinatario, però gli altri 900 meno le fee ritorneranno al nostro wallet e questo sarà indicato appunto come un output nella transazione. E quindi da questa immagine si può sempre osservare che appunto tutti gli ADA non spesi sono considerati come unspent, sono quelli che appunto sono disponibili a un indirizzo e sono rappresentati dal maialino, mentre comunque le transazioni invece sono appunto rappresentate da una serie di input e da una serie di output. Sempre dall'immagine che vi ho presentato. Quindi io direi che possiamo partire e andiamo a vedere quello che ci è necessario. In realtà molto poco. Bisognerà installare il client Daedalus di testnet, poi magari vi metto il link in allegato ed è praticamente tutto quello che ci serve. Infatti il client Daedalus ci permette, oltre a fornirci tutte le varie funzioni di wallet e di portafoglio, ci permette di far girare un full node direttamente sul nostro computer. Il full node è qualcosa che appunto si va a sincronizzare con la blockchain e sostanzialmente si va a scaricare tutti i dati della blockchain. E allo stesso tempo, naturalmente, ci permette anche di andare a operare sulla blockchain, come ad esempio effettuare delle transazioni, ma anche eseguire, perché no, il minting dei token. Quindi, prima cosa, bisogna assicurarsi di averlo installato e che sia running. Poi, qui scenderei più in basso nel tutorial e partiamo con l'esempio pratico. A questo punto, questa è l'unica parte che varia da PC a PC. Io adesso vi presento la parte, diciamo, compatibile con il mondo macOS, quella Linux non è diversa, quella Windows non l'ho mai provata. Però a questo punto io vi consiglierei, se siete su Windows, di andarvi a scaricare il VSL, che non è nient'altro che una distro di Ubuntu
un'immagine di Ubuntu che si può permettere, che si fa girare direttamente su Windows in modo abbastanza semplice. Ci sono tutta una serie di tutorial su YouTube, magari ve ne linko uno. Comunque, a questo punto bisogna, per permetterci di andare a eseguire il Cardano Node da terminale, bisogna andare a configurare due variabili di ambiente. Una praticamente deve rappresentare il socket file. Il socket file non è nient'altro quel file che ci permette di comunicare con la blockchain di Cardano, quindi ricevere delle informazioni, ma anche permetterci di mandarle sulla blockchain. Quindi, per fare questo e recuperare il posizionamento di questo socket file, ci andiamo a eseguire questa istruzione che cosa ci va a fare? Ci va a identificare quali sono i processi che stanno girando sul nostro computer. Quindi andiamo a aprire il nostro terminale e eseguiamo l'istruzione. E a questo punto vediamo qui in basso che abbiamo a disposizione un path, in questo caso naturalmente quello del mio computer non va bene sul vostro computer, dovrete rieseguire l'istruzione per ottenere questo path, però ci va a indicare il posizionamento del Cardano Node Socket. La seconda variabile di ambiente che ci serve è quella che va a rappresentare naturalmente l'eseguibile del Cardano Node. In questo caso quella diciamo su macOS è rappresentata da questo path. Quindi ora riapriamo ancora il terminale. Se vado a fare ls Ah, scusate, ho dimenticato probabilmente i doppi apici perché c'è uno spazio nel path. Ecco qui, ho lanciato il comando ls e mi fa vedere qual è il contenuto diciamo della directory, tra cui l'eseguibile Cardano Node, che è quello che ci interessa. A questo punto, in realtà, per configurare le varie variabili di ambiente, visto che abbiamo comunque a disposizione i due path name che ci sono necessari, bisogna andare nel file di configurazione della shell, quindi nella home, nel mio caso è vim.zshrc. In questo caso ne abbiamo di diversi, di path che ho configurato, però come potete vedere c'è questo e quest'altro. Quindi praticamente ogni volta che io poi mi andrò ad aprire la shell avrò le variabili di ambiente configurate. Su Windows naturalmente la procedura è diversa, per quello, per la vostra semplicità, se non siete esperti nel configurare le variabili di ambiente, io vi suggerirei di installare il VSL, quindi andare a eseguire un'operazione del tutto simile alla mia, quindi praticamente vi basterà fare copia e incolla. Comunque, una volta che abbiamo configurato le variabili di ambiente, se abbiamo fatto tutto correttamente, sarà possibile eseguire questa istruzione qua. Quindi eseguire una query tip sulla blockchain di Cardano. E come potete vedere, questo ci dà semplicemente certi tipi di informazioni. Adesso non so benissimo, però mi dà la sincronizzazione con la blockchain, il numero del blocco, il numero dello slot e in che epoca siamo. Comunque questo in realtà non è utile ai fini del tutorial, serve solo per capire che tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento è stato eseguito correttamente. Da notare questo numero, che qui viene identificato come testnet magic, e questo numero qui identifica questa particolare istanza della testnet. Ovviamente se volessimo operare sulla mainnet non ci sarà più questo parametro, ma semplicemente dovrebbe essere trattino trattino mainnet. Va bene, a questo punto, che comunque abbiamo configurato
le nostre variabili di ambiente, possiamo eseguire il Cardano Node senza problemi, cosa facciamo? Vabbè, in primo luogo, per comodità successiva, mi vado a salvare due variabili su Shell, che sono una, quella delle fee, che la impostiamo a zero, questo lo capiremo poi dopo, e poi il magic number solo per non doverlo riscrivere tutte le volte. Va bene? Quindi se adesso noi ci andiamo a fare ecio magic number, vedete, ce l'abbiamo già subito pronto. Ok, adesso siamo pronti e possiamo andare a creare la nostra chiave privata e la nostra chiave pubblica, che in Cardano sono chiamate come verification e signing key. Per farlo vi basterà lanciare questa istruzione qua, che ancora una volta vi invito semplicemente a guardare, poi copiare e incollare. Quindi, allora, sì, scusate, magari mi creo, andiamo in documenti, mkdir, e lo chiamiamo Cardano Tutorial. Ok. E a questo punto lanciamo questa istruzione. Quindi potete vedere che come risultato abbiamo ottenuto la chiave, la verification key e la signing key. Se semplicemente volessimo andarle a guardare, sono qualcosa di questo tipo. Comunque, in questo caso non ci interessa andare a vedere particolarmente come sono fatte. Le consideriamo come la chiave pubblica che ci permette poi di andare a creare un indirizzo e la chiave privata che appunto ci permette di andare a firmare le varie transazioni. A questo punto possiamo andare a generare il nostro indirizzo di pagamento dove ricevere i fondi. Va bene? Andiamo a eseguire questa istruzione qua. Sempre se andiamo a eseguire ancora ls, vediamo che adesso abbiamo ottenuto un file payment address. Se andiamo a leggerlo, vediamo com'è formato, e potete vedere che è un classico indirizzo di Cardano. Quindi a questo punto, su questo indirizzo, noi potremo andare a ricevere dei fondi effettivamente. Ce lo andiamo a copiare e poi, anzi, per semplicità, ce lo salviamo su. Anche su una variabile. Lo si fa con questa istruzione qui. Quindi se adesso noi facciamo ecio e andiamo a richiamare la variabile, ah sì, scusate, è address, otteniamo lo stesso output. Ok, adesso siamo effettivamente pronti per andare a ricevere dei fondi, i nostri famosi TIADA, su questo indirizzo. Allora, prima di farlo, però, lanciamo ancora quest'altra istruzione che ci permette di capire se esistono delle UTXO sull'indirizzo che diamo come input. Quindi in questo caso anzi qui lo andiamo a modificare proprio per andare a utilizzare la variabile, ecco qua. Quindi noi cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo eseguito una query e abbiamo chiesto: esistono delle UTXO per questo indirizzo sulla testnet specifica? In questo caso vedete, naturalmente l'abbiamo creato adesso, non abbiamo ancora eseguito nessuna transazione, quindi non abbiamo alcun tipo di fondi disponibile su questo indirizzo.
E adesso però andiamo a vedere cosa succede quando andiamo effettivamente a inviarli. Allora, intanto ci andiamo a risalvare l'indirizzo. Andiamo su Faucet, che non è nient'altro quello che vi dicevo, la web service che ci permette di ottenere fino a 1000 ADA al giorno, 1000 TIADA al giorno, scusate. E quindi qui diciamo che non siamo dei bot e quindi andiamo a richiedere dei fondi sul nostro indirizzo che abbiamo appena creato. Ok, ci dice che la transazione è stata eseguita con successo. E a questo punto, se noi andiamo a rieseguire questa query UTXO, tra un po' dovrebbero essere disponibili i nostri fondi. Deve passare qualche secondo. Ecco qua. L'unità di misura non è diciamo quello di ADA, ma sono i Lovelace. Un Lovelace è un ADA è uguale a 100 milioni di Lovelace. Perfetto. Quindi andiamo avanti nel nostro tutorial. Adesso cos'è che sostanzialmente noi vogliamo fare? Allora, vi riapro l'immagine iniziale. Quindi, noi siamo arrivati a questo punto praticamente. Abbiamo ricevuto 1000 ADA. Quello che adesso noi dobbiamo andare a impostare è una transazione che riceve come input questi 1000 ADA e poi va a generare praticamente tre output. Quindi uno 100 ADA un indirizzo, altri 200 ADA un altro indirizzo e poi i 700 ADA meno le phi a diciamo, l'indirizzo originario. E andiamo a vedere come farlo. Ci spostiamo più in basso nel tutorial, qui vedete che ho cercato di spiegare tutto in dettaglio. Ok, perfetto. E praticamente dobbiamo fare la submit di una transazione. Quindi, per farlo, come si fa? In primo luogo dobbiamo creare una transazione a un indirizzo senza le fee, proprio perché le fee vanno calcolate e verranno calcolate in un momento successivo. Allo stesso modo si va a ricostruire la stessa transazione, però questa volta considerando le fee. Dopo che abbiamo costruito la transazione, la potremo firmare con la nostra chiave privata e solo a quel punto eseguire il submit della blockchain. E quindi qui si può capire un concetto che è molto interessante, perché tutti i primi quattro passaggi indicati fino alla firma della transazione in realtà sono realizzati off-chain. E solo l'ultimo passaggio di submit è effettivamente fatto tramite il famoso socket file e viene inviato alla blockchain e a sua volta sarà validato dai nodi per essere inserito in un blocco di transazioni praticamente. Ok, quindi a questo punto noi ci andiamo a prendere i due indirizzi al quale vogliamo andare a inviare i nostri ADA. Ne prendiamo due. Ok, questo li avevo chiamati. Ok, addTX2, addTX3. Li salveremo in una variabile perché comunque ricordarseli non è proprio il massimo della vita. Quindi cosa facciamo? Allora, intanto qui ci andiamo a scrivere export addTX2 uguale. Poi ci apriamo il nostro Daedalus testnet. Qui naturalmente dovremo configurare un wallet e ci prendiamo due indirizzi a caso. Uno è questo
export add TX3. Ovviamente potete dargli i nomi che volete, qui l'ho fatto solo per mia semplicità. E potete naturalmente in un vostro tutorial generare tutti gli, anche qui tutti gli output che volete, 1, 2, 3, quello che assolutamente preferite. Perfetto. Quindi se mi vado a stampare, ok, e vedete che i due indirizzi sono stati salvati in una variabile, quindi andiamo a zerare tutto per comodità, questo ce lo teniamo perché ci servirà per andare a costruire la nostra transazione. Ok, torniamo sul tutorial. Ok, qui la variabile amount, non credo che, non so se l'abbiamo definita, ma vediamo, probabilmente era in uno dei passaggi precedenti che ho saltato, perché non credo che sia definita, infatti, quindi... export amount 1000, questo ci servirà per dopo, ma ce lo teniamo, intanto poi vi spiego cosa andiamo a fare. Quindi questa è praticamente l'istruzione per andare a generare una transazione. Adesso ve la incollo e poi intanto la commentiamo. Intanto è Cardano CLI Transaction Build Row. Questa è su molte righe. Abbiamo una prima riga delle fee che dobbiamo ancora calcolare. Questo lo faremo in un secondo passaggio, abbiamo detto. Poi abbiamo una riga o n righe per rappresentare gli input. Praticamente un input è identificato da un hash della transazione, che ce l'abbiamo qui, e dall'index della transazione stessa. Allo stesso modo abbiamo che un output è rappresentato da un indirizzo più la quantità di ADA che vogliamo mandare. In questo caso noi abbiamo... tre output, che sono quelli che abbiamo visto, quindi uno di 100 ADA, uno di 200 ADA e l'altro praticamente è l'ADA del resto. Quindi è lo stesso indirizzo di partenza a cui abbiamo inviato 1000 ADA più appunto il resto della transazione, proprio perché la somma, come abbiamo già detto, deve essere uguale al totale dell'amount. Quindi il resto in questo caso sarà il totale dell'amount meno 200 ADA meno 100 meno le fee, che in questo caso sono 0, e poi appunto verrà generato un file di output. Ora secondo me dà errore, sì, Perché naturalmente mi sono dimenticato di definire due variabili di ambiente, che sono appunto la TX hash e la TX X, che ce le andiamo a copiare. Quindi andiamo a eseguire questa e dobbiamo dargli come TX hash uguale a questo. E txx è uguale a 0. Questo perché? Perché attraverso questi due dati praticamente sappiamo a quale input facciamo riferimento.
dove sono presenti appunto i nostri 1000 ADA. Poi per dimostrare in realtà di avere accesso a questi input, dovremo appunto firmarli con la nostra chiave privata, che lo faremo in un passaggio successivo. Quindi se adesso noi ci andiamo a rieseguire questo, mi dà ancora errore perché probabilmente mi manca qualcosa. Vediamo. È questo probabilmente che non l'avevo eseguito. Fatemi fare un secondo la ECU di REST e qui mi dovrei aspettare. Una cifra tonda che però ho capito, ho commesso un errore perché qua ho scritto 1000, però in realtà l'amount non è di 1000. Ma è di questa cifra qua che è 1000 per 100 milioni, quindi andiamocela a riscrivere. Amount. Quindi adesso andiamo a rieseguire l'espressione per calcolare il resto. Infatti adesso è cifra tonda che corrisponde a 700 ADA. Quindi se adesso andiamo a rieseguire la nostra famosa transazione non ci dovremmo aspettare errori. Eccomi tornato. Sono diventato matto per una decina di minuti, non capivo come mai l'istruzione che avevo scritto nell'articolo non funzionasse più. Pensavo addirittura che fosse magari cambiato qualcosa nel protocollo, invece banalmente ero io che avevo scritto male il nome della variabile. Qui avevo scritto prima add tx3, quando invece nell'istruzione per costruire la transazione è richiesta una variabile di tipo addr tx2, addr tx3, quindi poco male le ho rinominate. Quindi adesso se andiamo a rieseguire la stessa transazione, gli diamo invio e come vedete la cosa più bella è che quando non compare nessun errore significa che abbiamo effettuato tutto nel modo giusto. Quindi se andiamo a rivedere dentro nella nostra cartella, vediamo che è comparso un file che abbiamo chiamato matxraw. Quindi adesso cosa succede? Andiamo a vedere come è fatto questo file. Non ci capiamo dentro niente, però sappiamo che è un file che rappresenta la transazione e questo appunto è rappresentato in esadecimale. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto che le nostre phi sono a zero. Se andiamo a vederci la nostra variabile phi, ECU phi, vedete è zero. Però naturalmente ogni transazione UTXO ha un costo. Questo serve naturalmente per pagare tutti i nodi che partecipano alla blockchain stessa. E la cosa interessante di Cardano rispetto ad Ethereum, ad esempio, è che tutte le fee sono deterministiche, quindi in base a quanto è grossa la nostra transazione, cioè una transazione piuttosto che uno smart contract, noi possiamo calcolare a priori quanto costa eseguire questa transazione. Per farlo, c'è una funzione apposita. Quindi proseguiamo nel nostro tutorial.
andiamo a calcolare le fee. In primo luogo dobbiamo scaricare un file che contiene i parametri di protocollo. Quindi ce lo andiamo a scaricare appena mi fa fare copia e incolla. Quindi paste. E quindi abbiamo generato, come potete vedere, un altro file che è questo protocol.json. Quindi andiamo a vedere. E contiene tutta una serie di parametri che rappresentano lo stato della blockchain praticamente. Non saprei neanche entrare nel dettaglio di ciascuno, però sono importanti la nostra funzione appunto per andare a calcolare quanto valgono le fee. Quindi per farlo lo andiamo a salvare direttamente nella variabile e quindi viene fuori questa istruzione gigantesca e proviamo ad andarla a spiegare. Quindi vediamo che andiamo a chiamare sempre un'istruzione che è Cardano CLI transaction e in particolare calculate min fee. Prende come input la transazione, il row della transazione che abbiamo appena generato. Poi dobbiamo andare a definire quanti input ci sono, in questo caso solo uno, e quanti output ci sono, nel nostro caso tre come abbiamo definito. E la witness count dovrebbe rappresentare il numero di chiavi che vanno a firmare questa transazione, nel nostro caso una, però si potrebbe pensare che sono necessarie più chiavi appunto per firmare una transazione. In secondo luogo, vabbè, prendiamo sempre il parametro che rappresenta la nostra testnet e poi il puntamento al file di protocollo. Ok? Quindi adesso se noi andiamo a andare a leggerci com'è cambiata la nostra variabile fi, vediamo che non è più 0, ma è 181.473 Lovelace. Quindi andiamo a rieseguire la nostra famosa transazione. Quindi a questo punto andiamo a ricalcolare il resto, quello che prima ci dava ovviamente 700 milioni di Lovelace, cioè 700 ADA, proprio perché era il totale dell'amount 1000 meno 200 ADA meno 100 ADA, adesso ci andiamo a sottrarre anche fee che non vale più 0 praticamente. Quindi cioè, lo andiamo a rieseguire, paste, ci andiamo a vedere qual è il resto, e vedete che sono quasi 700 ADA, però non lo sono, cioè sono un po' meno perché abbiamo appena sottratto le fee. Quindi a questo punto possiamo andare a rieseguire la nostra transazione che avrà le variabili aggiornate, in particolare fee e rest sono aggiornate. Naturalmente, ecco, un ultimo appunto, noi avremmo potuto teoricamente firmare la transazione precedente, quindi con le fee a 0 e con il resto a 700 ADA, ma poi quando avessimo provato a fare la submit non sarebbe stata accettata proprio perché aveva dei valori inconsistenti. Ok, adesso abbiamo sovrascritto il file matx.raw proprio perché è aggiornato e questa qui è la nostra transazione buona. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a firmare la nostra transazione. Con la nostra chiave privata ovviamente. In questo caso abbiamo sempre chiamato Cardano CLI Transaction, la funzione di firma,
Quindi gli passiamo come naturalmente come parametro di input la chiave privata, abbiamo indicato qual è la testnet, abbiamo indicato qual è la nostra transazione sorgente e come output andiamo a generare un'altra transazione, punto signed, cioè firmata. Quindi se andiamo a eseguire ancora il nostro ls, vediamo che abbiamo un file in più. E questa non è nient'altro che la rappresentazione della nostra transazione che andremo a eseguire sulla nostra blockchain. E questo si fa semplicemente con quest'ultima transazione. E questa è la frase più bella che possiamo andare a leggere, quindi la transaction successfully submitted. Quindi l'abbiamo sottomessa con successo. Adesso, ovvero tra qualche secondo, come per magia, ci piacerà andare a vedere che il saldo conto del nostro Daedalus Wallet cambia. Ci aspettiamo di leggere 300 ADA con due transazioni. E come potete vedere, dopo 1 minuto circa, abbiamo a disposizione la nostra transazione. Quindi se ce la volessimo andare a aprire nel nostro Explorer, possiamo andare a vedere la rappresentazione appunto della transazione stessa. Abbiamo in input dal nostro indirizzo 1000 ADA, ai due indirizzi abbiamo ricevuto su uno 100 ADA, sull'altro 200 ADA e poi sull'indirizzo di origine abbiamo 699,81 ADA praticamente, e quindi il costo di transazione in questo caso è di 0,19 ADA circa, che corrispondono a 20 centesimi più o meno. Con questo tutorial abbiamo concluso. Se questi tipi di contenuti vi interessano, l'evoluzione successiva è quello di andare appunto a eseguire il minting dei token su Cardano. Grazie mille a tutti e un saluto da Valerio. Ciao.